Bella a tutti ragazzi, sono Amdino e bentornati con questo nuovo video. Oggi siamo qua con il primo episodio della carriera su Formula 1 2015. Inizia l'ultimo giro e abbiamo tenuto dietro a un secondo e uno Vettel. Adesso io non parlo per tutto il giro, devo farlo col massimo della concentrazione al cuore in gola, raga, ve lo giuro. Ultime curve del Gran Premio della Spagna. Stiamo tenendo Vettel molto lontano anche quest'ultimo giro. Non voglio dargli opportunità di attaccarmi. Quest'ultima parte è a favore nostra, ragazzi. Molto molto tranquilla, facciamola. Facciamola tranquilla. Sapevo di avere un buon giro veloce, ma non un buon passo gara. Attenzione, ultima curva. Nico Hülkenberg va a vincere il Gran Premio della Spagna. Inizia l'ultimo giro del Gran Premio di Monte Carlo e sto andando praticamente fermo nelle curve per non rischiare niente. Sapete com'è, non si può tornare indietro una volta che si sbaglia, quindi meglio star sicuri. Finora c'è un podio che è davvero da urlo, io, Grosjean e poi Massa, ma preferisco star zitto un altro minuto e 20 e concentrarmi. Due curve all'arrivo, manca solo la curva del tabaccaio. Sono stati forse i 30 minuti di gaming più difficili della mia vita, perché davvero sono stremato, troppa concentrazione. Ma andiamo a prenderci il Gran Premio di Monte Carlo. Abbiamo vinto a Monte Carlo, guarda, io me ne posso andare. Vittoria che per noi può contare davvero davvero molto in ottica mondiale. Questa gara ci avvicina tantissimo a quello che è il titolo piloti. Bandiera a scacchi, Daniil Kvyat vince. A qui adesso mancano solamente le ultime due curve. Ho le due Ferrari che mi premono da dietro. È stata forse la gara più difficile fatta su questo gioco, fatta su questo mondiale. Però è fatta. È fatta, Daniil Kvyat è campione del mondo. Andiamo a vincere, a tagliare la bandiera a scacchi. Daniil Kvyat c'è. Fantastico, fantastico davvero. Incredibile, intanto il joystick mi parla. Daniil Kvyat, migliori piloti del mondo, campione del mondo.